certo, grazie di essere venuto a Solarossa. Grazie a voi. Questa iniziativa della 10ª edizione del Film Festival. Inizio subito con la domanda che ti fanno in molti. Come ti è venuta l'idea di iniziare e metterti a girare? L'idea del regista, come ti è venuta in mente? L'idea mi è venuta frequentando quelle location in cui poi è ambientato il cortometraggio, quindi i paninari notturni cagliaritani. Una sera che ero lì, dicevo, mi ero reso conto che quello era un mondo che non era mai stato raccontato con un film, o almeno io non l'avevo mai visto e nessuno l'aveva mai realizzato, solo magari qualche parodia così in rete si vedeva, qualche storia, qualche leggenda, ma nessuno aveva mai provato poi a mettere in scena una storia su di loro. Allora io ho detto, vorrei essere non tanto il primo quanto uno dei registi che magari prova a mettere in scena questo mondo così epico, perché in qualche modo l'epica cagliaritana riguarda anche questi paninari che vengono appellati come Caddozzoni, che è un nome che sembrerebbe essere così magari spiacevole, però in realtà è molto affettuoso nei loro confronti. Quindi mentre una sera ero lì con degli amici, guardavo queste persone che cantavano le canzoni con il karaoke, che guardavano lo schermo, due persone che derivavano di classe molto popolare, e attorno a loro c'erano tanti personaggi diversi dalle estrazioni sociali più differenti, e guardavo questo mondo e dicevo, troppo bello per non raccontarlo. E come ti è venuto in mente proprio Disco Volante? Perché io mi immagino già dal titolo Disco Volante, adesso arriverà l'aliero, arriverà l'astronave. Gli alieni ci sono, sì. Solo tra noi. Che esatto. Tipo di alieni sono? Raccontaci. Allora, come dice anche il protagonista Ringo, gli alieni visitano ogni notte il Disco Volante. E gli alieni non sono altro in quel caso che le persone che approdano quasi in questa isola, in questo pianeta, Disco Volante più che un'astronave, quasi è un pianeta sconosciuto, no? In cui diversi tipi di razze, quasi intese come razze umane, non fisiche, ma spirituali, diciamo, si incrociano e entrano in rapporto, e poi succedono le cose più strane in questo caso. Gli alieni sì, sono i personaggi che lui vede ogni notte. Le storie che si raccontano, questo che accadono lì, sono sempre le più strane, le più assurde, e questo deriva dal fatto che la chimica che si crea tra i diversi personaggi, o le diverse persone che sono così diverse tra di loro, dà sempre vita a storie inaspettate, molto divertenti, a volte serie, drammatiche, però sempre, diciamo che riescono a creare quell'epica cagliaritana metropolitana che poi li rende unici. E Ringo? Sì. Ringo è un personaggio quasi neutrale, perché lui è lì e vede tutto quello che gli gira intorno, sì. Però lui non giudica. Esatto. Lui osserva. Come hai immaginato proprio questa sorta di personaggio super partes? Nel senso, lui è lì, sono tutti intorno a me, io guardo, però ne resto fuori. Esatto. Come lo hai centrato all'interno del discorso proprio di regia? Era proprio un personaggio così, sopra le parti, perché vedevo sempre che nella realtà il Caddozzone, o comunque il paninaro, aveva un ruolo fondamentale, che era quello di un po' curare le anime delle persone la notte. Quindi ognuno arrivava con la sua giornata, con la sua storia diversa, va lì, non si sente giudicato da nessuno, perché poi il bello di quel luogo è proprio quello, e il paninaro ti dà quello che tu cerchi, il tuo panino te lo fai tu, lo scegli tu, lui ti dà da mangiare, il panino che ti rappresenta in qualche modo, no? Quello che tu cerchi per completarti un po', non so, per curarti un po' dai dispiaceri magari della giornata. E lui è un po' un medico dell'anima, diciamo, che cura il malessere delle persone, magari, o le delusioni, insomma, tutti arrivano lì in cerca di un po' di conforto, ma il panino è sempre quello. Ognuno si può creare il suo, e lui, per lui sono tutti uguali, davanti a lui sono tutti veramente uguali. L'avvocato, il medico, la prostituta, esatto. I ragazzi che tornano da giocare a calcio, sono tutti uguali. E poi comunque anche lui a un certo punto viene guarito, sì, esatto. Da un altro personaggio che arriva nel momento in cui comunque
dall'altra parte sta accadendo qualcosa, perché la donna sì. che è incinta le sono acque e lei esatto. sta per partorire. Questo, almeno io l'ho letta così, lei che sta per partorire una nuova vita. Sì. Però nello stesso momento anche Ringo ha una nuova vita, anche se sottile, perché arriva un'altra persona a cercarlo. Sì. Come hai messo, è stata casuale l'idea, ti è venuta man mano che scrivevi, come l'hai pensata? Sì, mi è venuta a circa metà della sceneggiatura, sentivo il bisogno di un personaggio esterno che arrivasse in questa notte, ancora un altro personaggio in più, perché il problema di Ringo fondamentalmente è che aveva perso quel tocco magico che lui diceva di avere, che c'era sempre stato, che era poi appartenuto al padre, e aveva perso quel tocco magico in cui, soprattutto nei riguardi dell'opera che lui crea ogni notte, cioè il panino, non riusciva più a fare forse le cose che voleva, o comunque era deluso da se stesso, e aveva bisogno forse di uno stimolo nuovo, o di credere nuovamente in se stesso, perché poi alla fine, senza rovinare il film, l'ingrediente segreto, X, che viene proposto da questo personaggio un po' strano, poi non è altro che un modo per far tornare Ringo sui passi, a guardarsi dentro e a capire che deve solo crederci e poi ritrovare se stesso, il suo tocco famoso che ha perso, e a vedere soprattutto nel lato negativo. Lui dice a un certo punto il peggiore di Cagliari dal 1981, che è uno slogan secondo me molto affascinante. È il svolto della medaglia, come se esatto. lui ricominciasse da capo. Esatto. Cercando il punto di forza nella sua debolezza, in quella che a lui sembrava una debolezza. Invece, cosa c'è di più leggendario veramente dei peggiori? Forse sono ancora più leggendari che non sì. i migliori per certi versi. Questo è la cosa che mi interessava. A me è piaciuta molto anche l'idea, come tu hai reso il lavoro stesso all'interno del mezzo, perché si vede sempre questa inquadratura, la famosa friggitrice, che ormai sì. non va più, però lì sta andando, frigge continuamente. Come l'hai orchestrata? Cioè, come ti è venuta proprio la cosa della friggitrice che non funziona più, però continua a friggere? All'inizio della scrittura la friggitrice doveva essere quasi quell'elemento alieno che andava per conto suo, che non è umana, ma in qualche modo ha un'anima anche lei, no? Continua a friggere continuamente in questo mondo un pochino tutto oleoso, insomma, non certo molto pulito, tra virgolette, però la friggitrice ha una sua personalità. Io volevo che fosse un personaggio del film, per questo la inquadro e dedico l'inquadratura a lei. Anche in un certo punto Tamara si specchia nella friggitrice, ritrovando se stessa, è un'inquadratura un po' fuori dal tempo quella, però la friggitrice per me era assolutamente uno dei personaggi. Importante quanto il ragazzo magico, diciamo, quanto Tamara, e quindi all'inizio doveva essere ancora più importante, poi non so quello che passa agli occhi del pubblico, ma la friggitrice volevo che fosse veramente un'anima del film, il motore che comunque non muore mai. All'inizio viene andata per spacciata, la friggitrice sta morendo, dicono in Ceringo, invece poi continua a fare il suo lavoro inestancabile e non si sa quando, come Ringo che vuole sempre chiudere, no? Sì, che non chiuderà mai. Non chiuderà mai, io penso che non chiuderà mai. Ringo come Ringo. Ringo e John Wayne, parlaci di questa sì. doppia citazione che hai fatto. Quando ho immaginato che cosa poteva accadere a quei personaggi chiusi insieme, così diversi, chiusi insieme in uno spazio stretto per tutta la notte, subito ho pensato a Ombre Rosse di John Ford. In cui in una diligenza ci sono diverse persone di diverse estrazioni sociali che trovano poi il modo di, diciamo, che nelle difficoltà e poi alla lunga, nel tempo, in uno spazio stretto, le differenze si annullano, semmai ci fossero delle differenze. E chi si deve sporcare le mani, poi alla fine, chi deve veramente darsi da fare in momenti di difficoltà, poi si scoprono essere le persone che prima venivano messe da parte. E quindi questo è un elemento importante del film. Perché è un film fondamentalmente sui peggiori, intesi dalla società come peggiori, quindi che trovano conforto solo la notte in questi posti un po' dimenticati. Una sorta di riscatto. Sì, un riscatto che secondo me si consuma ogni mattina, abbiamo visto quello alla fine della mattina su Cagliari. E loro hanno. Loro consumano il proprio riscatto ogni mattina, secondo me, perché non sono assolutamente diversi da tutte le altre persone, no? E hanno il loro ruolo all'interno della società e possono
e gli hai dato anche una dignità, perché tu metti loro ad aiutare, metti il dottor Carlo, come lo chiamano, sì, che comunque è un barbone, un alcolizzato, sì, e la prostituta, li metti ad aiutare la donna che sta partorendo, che prima li denigrava, esatto, prima lei li allontanava. Esatto, esatto. E poi invece lì, quando lei è in difficoltà, tutto si appiana, tutto si pareggia e si vede chi veramente può, perché il marito a un certo punto non sa bene cosa fare. Si gira, invece inizia a telefonare, probabilmente avranno, esatto, quei due ne avranno visto molto di peggio in quella situazione lì, quindi questo mi interessava molto che venisse fuori. E poi diciamo che poi sulla storia però ha preso il sopravvento la piega delle storie che si raccontano, delle leggende, dei panini, perché poi storie come questa diventano vere a forza di raccontarle, no? E quindi lui ricorda il padre, quella famosa nevicata nel 95, il poeta con queste frasi. E questa è la cosa più bella secondo me, no? Raccontare le vicende e le storie che si consumano in questi posti, in questi luoghi, in modo da renderli sia immortali ma anche sempre affascinanti. Perché comunque la gente continua, certo, a venire. La gente li ricorda e continuano ad andarci ogni notte, sono sempre frequentatissimi, nonostante sia in un mondo in cui oggi l'alimentazione corretta, come dice l'assessore, infatti, il veganismo, tu devi cambiare, vegano, esatto, naturale, cibi buoni, e invece no, il panino vero e proprio, quello che si, esatto, esatto. E poi ti volevo chiedere anche un'altra cosa, l'attenzione ai dettagli, perché disco volante, sì, e si vede sempre questo oggetto verde nell'insegna, questo, sì, disco stilizzato che un po' anni 80, sì, che appare, e poi anche l'attenzione alle locandine dei film. Sì. Sì, ho citato tantissimi film, come se Ringo fosse un fan, anche perché poi il nome Disco Volante, lui anche in Ringo richiama comunque l'immaginario cinematografico che va dal famoso manifesto di X-Files, I Want to Believe, cioè io voglio crederci. Poi ci sono altre cose tratte da E.T. Sì, c'è la locandina di E.T. C'è la locandina di E.T. Si vede. E poi c'è anche un... A un certo punto non si nota bene, è un po' nascosta, ma c'è, mi piace sottolinearlo, un film anni 80 italiano, di serie B, con Bud Spencer, che è uno sceriffo extraterrestre. Poco extra, molto terrestre. Esatto. Dove c'è il famoso bambino a cassette 25, che mangia un sacco di panini. E l'immaginario metropolitano che io volevo un po' riprendere era quello, a me piace moltissimo. Era veramente molto affascinante, molto più che altri film. È un film che ha segnato sicuramente la mia infanzia. In qualche modo volevo che ci fosse un pezzo di una citazione. Infatti spero un giorno magari di poter fare un lungometraggio con 4 episodi di 4 paninari diversi, ora non so se in Sardegna o magari anche in Italia, un po' come il film di Jim Jarmusch, non so se lo ricordi, Tassisti di notte, che ci sono 4 storie di tassisti in New York, Helsinki, Parigi, Roma e un'altra che se non ricordo, è Los Angeles. Quindi in realtà differenti? Esatto, sempre di tassisti che fanno una loro corsa in taxi di notte con un cliente. Però in qualche modo sono storie che richiamano l'una all'altra per i temi. Sono speculari. Sì, e quindi sarebbe bello un giorno poter fare la stessa cosa con i paninari notturni. No? Magari anche cambiando zona, così vedi anche un, sì, diverso tipo di persone, sì, che, sì, 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 comunque approcciano in modo diverso. Da Palermo a Roma al nord Italia potrebbe essere una bella operazione, un sogno. Io penso che prima o poi. Aspettiamo, questa cosa la vedremo. Prima o poi, però. E poi una mia curiosità, Momotti. Sì. Momotti è la società di produzione di cui io faccio anche parte. Quindi ero autore e produttore. E Momotti siamo in 4 ragazzi. Con sede a Cagliari. Siamo una realtà giovane, nuova di Cagliari. Produciamo giovani autori e produciamo anche noi stessi le nostre idee e stiamo crescendo molto in questi anni, siamo molto, molto contenti. Come avete iniziato? Avete avuto dei problemi? Come avete affrontato magari il fatto che appunto dei ragazzi giovani volevano riunirsi per una società di produzione? Sì, e non è facile infatti. Diciamo, mi sono incontrato, io conoscevo già i ragazzi perché lavoravo come assistente alla regia di un regista sardo che si chiama Salvatore Mereu. E ho fatto da Sonetaula Bellas Mariposas. E su Bellas Mariposas ho incontrato Laura, la mia collega produttrice del corto, l'organizzatrice. E dopo l'avventura in Bellas Mariposas abbiamo deciso di unirci ad altri due ragazzi,
provare a mettere su questa cosa. Quindi ci state riuscendo? Bene. Sì, stiamo riuscendo a lavorare bene. Ora ci sarà un prossimo corto mio che ha ricevuto già un finanziamento dalla Regione Sardegna e quindi dovrò girarlo in autunno. Si chiama Male Fadau, che è in sardo, sarebbe malfatato, la storia di un ragazzo sardo nel 1942 che assiste allo schianto di un aereo tedesco, una storia veramente accaduta. Però questo aereo è una specie di aereo fantasma, a un certo punto si smaterializza nel nulla e lui, che è il primo che aveva rubato la radio dell'aereo, comincia a perdere un po' il senno e quindi si va nel passato di questo ragazzo per capire che cosa è successo. Un film tratto da una storia vera, quindi sono molto contento di farlo. Spero sia poi il mio ultimo passo verso, per poi riuscire a fare un lungometraggio. Complimenti. Speriamo bene. Grazie. Grazie a te. Scusa.